Pietro Mele conduce La fede dell'uomo. Ogni domenica alle ore 9. Il mese di maggio ha da sempre una particolare attenzione alla venerazione della Vergine Maria. Già in questi giorni c'è stata la celebrazione della festa della Madonna della Luce, che per noi galatinesi è un punto di riferimento irrinunciabile della devozione a Maria nel nostro territorio, e sappiamo come questa devozione sia nata nel 1600 inoltrato con il vescovo ad Arzo de Santander per questo segno che aveva chiesto alla Vergine e che le aveva indicato una luce per poter raggiungere Galatina, dove in quel periodo il vescovo risiedeva. Ma al di là dello stesso, pur importante per noi, santuario, tutto il mese di maggio è costellato da celebrazioni come la festa del Rosario, come la conclusione del mese di maggio con la visita della Vergine a Santa Elisabetta, e soprattutto questo quotidiano riferirsi a Maria. Il Concilio ci ricorda come Maria è l'immagine della Chiesa. È un bel documento di Paolo VI di qualche anno dopo, ci dà delle indicazioni sul rapporto che c'è tra Maria e la Chiesa, alla quale tutti noi fedeli faremo bene a prestare attenzione. Dopo averci raccomandato di non trasformare la venerazione a Maria quasi in un culto semidivino, come se fosse come Cristo una persona divina, Paolo VI riconosce che Maria ha un grande valore esemplare. La Chiesa e Maria sono entrambe madri. Maria perché ha dato al mondo Gesù, la Chiesa perché si deve prendere cura di coloro che ha generato nel battesimo. E poi ancora, la Chiesa e Maria sono, le chiama proprio così, vergini in ascolto, perché Maria, presentata dal Vangelo come colei che è attenta alla parola di Dio, soprattutto nel momento in cui le viene annunciato che sarebbe diventata madre. E la Chiesa non vive senza questa attenzione alla parola. E poi la Vergine e Maria sono entrambe nell'atteggiamento dell'offerta. Maria offre il bambino Gesù nel Tempio e lo offre sotto la croce. E la Chiesa quotidianamente celebra l'Eucaristia come offerta del Signore. E infine imparare da Maria come anche il sacrificio diventa motivo di similitudine con la Vergine Santa, che non ha temuto per sé neanche l'amore per il figlio morto, ma lo ha trasformato in servizio per la Chiesa rappresentata da Giovanni. Buona settimana a tutti. Don Pietro Mele conduce La fede dell'uomo. Ogni domenica alle ore 9.